Ciao a tutti ragazzi e ragazze di Cosimo, qui siamo in un video molto particolare perché è la prima volta che io mi mostro in faccia sul canale di Cosimo e vorrei proporvi una specie di sfida, tra virgolette, perché oggi andremo ad aiutare la ricerca sul coronavirus. Possiamo farla tutti questa tipologia di ricerca stando a casa tramite i nostri computer, però ovviamente non possiamo farla con un computer casalingo normale, magari che lo utilizziamo per fare Word oppure per fare dei documenti di Word oppure per navigare internet. Ma almeno possedere un computer minimo da gaming con un i5 magari o un i3 e una scheda video ovviamente. Questo progetto si chiama Folding Home ed è creato dalla Washington University, dove appunto raccolgono la potenza di tanti computer per creare appunto un solo super computer. Questi super computer ricercano determinate proteine e simulano come si comporterebbe quella determinata proteina in certe situazioni. Andiamo quindi sul loro sito, che come vediamo è un sito molto basic. E per scaricare il programma che si collegherà al server che prenderà il calcolo di potenza del nostro computer, dobbiamo fare Starting Folding Now. Poi dobbiamo cliccare sulla scritta Download Now. Come vedete c'è sia per Windows, se non abbiamo Windows clicchiamo Alternative Download, troviamo altri download come quello anche per macOS, però non vi consiglio di farlo su macOS ma fatelo su Windows perché i Mac sono tra virgolette più fragili. C'è ovviamente anche per i dispositivi Linux, ma se avete Linux non so perché state guardando questo video. Quindi adesso andremo a scaricare la versione per Windows. È disponibile sia per i 32 per 64 bit. Dopo svariati minuti, perché abbiamo una connessione molto lenta, andiamo ad aprire subito il programma di installazione. Clicchiamo su sì, clicchiamo su next, accettiamo, facciamo magari custom install, vabbè, ce lo spostiamo nel disco C, andiamo next, next. Se clicchiamo sulla prima opzione inizierà già subito a fare il calcolo del progetto. Quindi io non ve lo consiglio perché potreste trovare una situazione dove il computer va molto lento e quindi non riuscite a capire qual è il problema. Quindi vi consiglio o di fare start manually, quindi di aprire il programma dal desktop, dall'icona del desktop, oppure di fare start as system service at boot time, che ve lo mette come un programma in background, però che non funziona. Io in questo caso metto la seconda opzione. Se volete anche abilitare il Folding Home Screensaver, però come volete. Ok, dopo l'installazione veloce andremo subito ad aprire il programma. Ok ragazzi, dopo averlo installato correttamente, se non ve l'ha già aperto, cliccate sull'icona, vi comparirà questa icona qui del programma. Se non la vedete, andate sulle notifiche e la troverete qua dentro. Comunque dovete fare il clic con il tasto destro. Io vi consiglio di andare su Advanced Control e vi aprirà una pagina con questa icona, con questa grafica minimal. Adesso dobbiamo fare Configure Identity perché dobbiamo crearci la nostra identità se vorremmo appunto dare un contributo, oppure potete lasciare anonimo, però io vi consiglio di fare un'identità. Su Team Number inserite il nostro numero di team, che è questo qua, ve lo lascio anche questo in descrizione se doveste copiarlo. Consiglio anche di creare una password, ma è un po' particolare. Dobbiamo cliccare su questa stringa qui, ci aprirà questa pagina di Chrome dove inseriremo il nostro nome, in questo caso Cosimo, e l'email che è redazione@cosimo.it. Otteniamo la password, potrebbero volerci intorno dalle 1 alle 5 ore per ottenere la password perché sono un po' lenti i server. Comunque noi l'abbiamo ricevuta in tempi record perché ci è arrivata subito. Quindi andiamo qua, ovviamente io ve la sto censurando la password perché è una password privata, non si può condividere, no, anzi anche voi non la condividete. Andiamo a copiarla, Ctrl C, e andiamo ad incollarla qui e clicchiamo salva. Ok, qua ha già fatto partire il processo di calcolo. Andiamo a mettere maxi schermo. È un'interfaccia molto semplice. Adesso vado a spostarlo per farvi vedere meglio. E questo, allora, adesso sta andando con la CPU. Sta usando una potenza di calcolo media per la CPU, ma non credo, perché andiamo a vedere le prestazioni. Infatti, la sto usando al 100%. Come possiamo vedere, occupa tutta la CPU, quindi vi consiglio vivamente di avere un computer adatto per fare queste determinate cose. Io in questo caso ho un i5 8400. Come possiamo vedere, un'interfaccia molto simile. Da questo qua facciamo partire il folding, quindi il calcolo.
e in questo caso la CPU non sta, e la GPU, la scheda grafica non sta funzionando perché sta scaricando sicuramente il progetto, però possiamo vedere tranquillamente lavorare la CPU che in base a questo timer tra 3 ore sarà pronto, e riceverete anche dei punti che non serviranno a comprare niente, ad ottenere regali, niente, ma servirà solamente ad ottenere un ranking. Possiamo, vi consiglio anche di mettere questa opzione, di mettere on idle, quindi quando non staremo usando il computer questo programma si avvierà in modo tale da usare il computer quando appunto è lasciato lì immobile senza fare niente, e così appunto aiutiamo la ricerca. Possiamo stopparlo quando vogliamo, ovviamente possiamo far finire i progetti e poi stopparli, e possiamo qua regolare quanto potenza di calcolo vogliamo usare del nostro computer. Io la lascio a full perché anche a me da medium a full cambia poco a quanto pare, quindi la lasciamo a full per vedere se ci sono leggeri cambiamenti. E niente ragazzi, spero che di questo video ne facciate buon uso, perché soprattutto di questi periodi la ricerca si sta concentrando sul Covid-19 e aiutando tramite i nostri computer, creando una rete di computer che vanno a formare un super computer e tanta roba. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale Instagram che troverete in descrizione, perché stiamo facendo delle dirette Instagram live alle Cosimo, dove vi terremo compagnia per una mezz'oretta dalle 18.30 circa alle 19, dove potrete partecipare anche voi. Quindi vi aspettiamo su Instagram, iscrivetevi anche al canale YouTube perché ne abbiamo veramente bisogno. Visitateci anche sul nostro sito legosimo.it, dove potrete sfogliare molte notizie create dai nostri redattori. Quindi ragazzi, ci vediamo magari in un prossimo video, e un saluto da Michele Paladini.